Nella grafica digitale, le maschere sono componenti fondamentali presenti in molti software. Attraverso le maschere è possibile descrivere un'azione di editing o di trasformazione attraverso un'immagine. Più precisamente va detto che la maschera consente di associare l'intensità di un effetto o di un'azione al valore tonale di un'immagine. Nella grafica raster, le maschere sono generalmente rappresentate attraverso immagini a 8 bit, e quindi immagini a scala di grigio, in cui l'intensità tonale, appunto il variare dal bianco al nero dei pixel dell'immagine, è corrispondente a quanto forte è l'effetto o l'azione associata alla maschera. Su GIMP le maschere vengono utilizzate in contesti differenti e per finalità diverse. Facciamo qualche esempio. Tracciando una selezione, stiamo disegnando una maschera. Per visualizzare la maschera, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Select Selection Editor, raggiungibile anche dal menu Windows, Dockable Dialogues, Selection Editor. Come è possibile vedere, quando viene tracciata una selezione, nell'editor della selezione viene visualizzata un'immagine in cui la parte bianca corrisponde alla parte selezionata dell'immagine, mentre la parte nera corrisponde alla zona che non è interessata dalla selezione. Ed è attraverso queste rappresentazioni che il programma conserva l'informazione di selezione, associando al bianco rappresentato nella maschera e i pixel effettivamente selezionati. Provando a tracciare una nuova selezione, utilizzando questa volta una selezione con i bordi sfumati, attivabili dalle opzioni dello strumento, noteremo come la maschera di selezione riporterà, oltre ai pixel bianchi e ai pixel neri, anche una fascia di pixel che sfumano gradatamente dal tono bianco al tono nero, appunto, esprimendo in questo modo un'azione parziale della selezione. In questo modo, qualora ad esempio volessimo campire la selezione con una campitura piatta, quindi utilizzando lo strumento secchiello, noteremo come l'effetto, appunto il riempimento, si limiterà alle parti in cui la maschera e i pixel sono bianchi. Non toccherà la parte in cui questi sono neri, mentre produrrà un riempimento graduale nella parte in cui la maschera presenta dei pixel di colore grigio. Oltre all'editor di selezione, è possibile visualizzare la selezione anche utilizzando la Quick Mask, che è possibile attivare cliccando sull'icona in basso a sinistra dell'area di lavoro o da tastiera attraverso la combinazione di tasti Shift-Q. La Quick Mask, anziché utilizzare una scala di grigi dal bianco al nero, utilizza per rappresentare gli stessi contenuti una velatura di rosso al 50% per indicare le parti non selezionate, mentre lascerà trasparenti le parti che invece sono pienamente selezionate. Attraverso la Quick Mask è possibile non solo verificare, leggere lo stato della selezione attuale, ma anche modificarla, anche lavorare sulla selezione per cambiarne il disegno.
Per modificare la selezione della Quick Mask è possibile utilizzare tutti gli strumenti che GIMP mette a disposizione. Ad esempio, è possibile prendere un pennello, dargli un tono e disegnare sulla Quick Mask. In questo modo, quello che faremo sarà non modificare il disegno, ma modificare appunto la selezione. Ad esempio, scegliendo il nero, in questo caso stiamo riducendo l'area selezionata, mentre utilizzando il bianco stiamo estendendo la selezione. Per uscire dalla Quick Mask e ritornare nello spazio di lavoro legato all'immagine, possiamo nuovamente cliccare sull'icona corrispondente o scegliere la combinazione di tasti Shift-Q. La selezione risulterà quindi adesso modificata rispettando il disegno che è stato elaborato nella Quick Mask. Le maschere rappresentano quindi uno strumento molto potente ed efficace che consente di ottenere dei risultati difficilmente raggiungibili con gli altri strumenti. Proviamo con un altro esempio. Selezioniamo l'intera immagine. Possiamo utilizzare la combinazione di tasti CTRL-A e copiamo l'immagine nella memoria del computer, utilizzando quindi la combinazione CTRL-C. A questo punto creiamo un nuovo layer bianco, che sarà il layer dove depositeremo l'immagine prodotta. A questo punto entriamo nella Quick Mask, Shift-Q. E qui incolliamo l'immagine che abbiamo poc'anzi copiato, CTRL-V. Come avviene in tutti i casi di copia e incolla, è necessario poi bloccare il layer, o meglio ancorarlo, in modo che questo sia modificabile. È bene notare che quella che vediamo qui rappresentata non è l'immagine effettiva, ma piuttosto il disegno di una selezione, in cui i pixel bianchi corrispondono a tutto ciò che è selezionato, mentre quelli rosa rappresentano le parti che non sono selezionate. E in questo spazio è possibile muoversi, come abbiamo detto, con tutti gli strumenti di GIMP. Ad esempio, è possibile invertire i toni utilizzando il comando invert dal menu Colors, producendo quindi un negativo dell'immagine. E ricordiamoci che si tratta di fatto del negativo della selezione. Uscendo dalla Quick Mask avremo adesso una selezione che rappresenta sostanzialmente il tratto del disegno originale e che sarà in grado di trasmettere l'intensità di questo tratto a qualsiasi strumento decideremo di adoperare. Se non vogliamo perdere questa selezione, è possibile salvarla insieme al file e per farlo utilizziamo il menu Select Save to Channel. Come abbiamo detto, non è però solo la selezione l'ambito in cui le maschere tornano utili. Ad esempio, gli stessi canali sono leggibili
come maschere. Ogni canale è rappresentato quindi da una maschera, appunto da una mappa, che descrive quanto quel canale in quel singolo pixel contribuisce alla definizione dell'immagine finale. E non è un caso che è proprio in questa finestra di dialogo, quella dedicata ai canali, che vengono conservate anche le selezioni. Per riattivare una selezione salvata è possibile utilizzare il tasto Alt e cliccare col tasto sinistro del mouse sull'icona della selezione. Oltre alla selezione ai canali, le maschere possono essere utilizzate anche per un'altra utile funzionalità, che è quella di nascondere parzialmente un layer. Si chiamano appunto layer mask, maschere di livello, e sono attivabili cliccando col tasto destro sull'icona del layer su cui si vuole attivare appunto la maschera di livello e scegliendo il comando Add Layer Mask. Una volta scelto il disegno con cui debba essere inizializzata la maschera, se abbiamo una selezione attiva e vogliamo utilizzare quella, possiamo cliccare sull'opzione appunto selezione, la maschera verrà creata. L'utilizzo delle maschere di livello è molto comodo e anche molto efficiente, perché ci consente di separare le informazioni in diversi contesti. In questo modo, ad esempio, noi avremo l'informazione cromatica sul layer, mentre il disegno vero e proprio del layer sarà gestito dalla maschera. E sulla maschera potremo lavorare. È bene qui sottolineare come sia fondamentale verificare, quando si lavora con le maschere, qual è il luogo in cui si è effettivamente. Ovvero, se vogliamo lavorare sulla maschera, è necessario che il contorno dell'icona sia bianco. Qui potremo lavorare con i soliti strumenti di disegno e quindi, ad esempio, aggiungendo del bianco o del nero, aumenteremo o ridurremo le parti del layer che saranno visibili. È evidente come questa strategia di separazione delle parti, quindi il disegno gestito dalla maschera, mentre l'informazione cromatica gestita dal layer vero e proprio, consente di poter cambiare facilmente idea senza rischiare di perdere o di rovinare l'immagine. E questo vale ovviamente anche nel caso in cui volessimo modificare il file dopo molto tempo. È utile ricordare inoltre che è possibile visualizzare solo la maschera al posto del layer tenendo premuto il tasto Alt e cliccando col tasto sinistro del mouse sull'icona della maschera e quindi visualizzare meglio l'effettiva consistenza della maschera, oppure è anche possibile disattivare
temporaneamente la maschera cliccando col tasto sinistro del mouse e tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera sempre sull'icona della maschera. Un bordo rosso ci ricorderà che appunto la maschera non è attiva, mentre poco fa, come abbiamo visto, il bordo verde indicava che stavamo visualizzando proprio la maschera. E infine è possibile rimuovere una maschera dal layer, cliccando sul tasto destro del mouse sopra l'icona e scegliendo la voce Cancella maschera di livello, Delete Layer Mask. Cliccando invece su Apply Layer Mask, questa verrà ad essere recepita dal layer, che risulterà adesso parzialmente trasparente. Quello delle maschere è tuttavia uno strumento che ha una valenza ancora più ampia. Ad esempio, i brush, i pennelli possono essere considerati delle maschere. Un altro campo dove sono molto utilizzate le maschere è quello della creazione dei materiali per la renderizzazione di modelli 3D. Su GIMP esistono dei filtri che fanno uso delle maschere per ottenere determinati effetti, come ad esempio effetti di rilievo. Uno di questi è ad esempio il filtro Lighting Effects all'interno del menu Light and Shadow tra i filtri. In questo caso sarà una delle immagini presenti nel file che farà da maschera per definire un effetto di rilievo, appunto, definito bump.